Una grande giornata per il nuovo polo scientifico-tecnologico, in particolare per il liceo scientifico Enrico Fermi di Sulmona, che ha accolto una delegazione di docenti e coordinatori regionali che si occupano di cooperazione internazionale. I 19 esperti provengono tutti dalla regione norvegese di Sør Trøndelag e periodicamente organizzano dei viaggi per le capitali europee al fine di studiare il sistema di istruzione, le metodologie didattiche e l'esperienza internazionale di altri paesi. Nel 2013 la sorte è caduta su Roma e il liceo Enrico Fermi di Sulmona è stato l'unico distretto scolastico italiano ad essere visitato. L'accoglienza degli ospiti norvegesi è stata curata con dovizia di particolari da uno staff organizzativo composto dai docenti e dagli alunni del liceo, coadiuvati dalla professoressa Donatella Salucci, promotrice ufficiale dell'evento. E quali saranno gli effetti di continuità? Noi speriamo di poter realizzare degli scambi interculturali tra la provincia dell'Aquila, nello specifico questa scuola di Sulmona, e la regione norvegese cui appartiene la delegazione. E ricordo che si tratta di 16 docenti e di 3 coordinatori regionali. E tutto il gruppo, tutta la delegazione si occupa di cooperazione internazionale. Ci hanno scelto come unica scuola in Italia da visitare perché ogni 2 anni si organizzano un viaggio all'estero e tra le tante attività scelgono una scuola da visitare per poter conoscere il sistema di istruzione, i metodi e le esperienze che la stessa scuola organizza. Allora, siamo con il rappresentante dell'istituto in carica del polo scientifico-tecnologico per il liceo scientifico Enrico Fermi, Mario Puglielli. Come avete risposto all'accoglienza di questi amici norvegesi? Beh, certamente a noi fa molto piacere che una delegazione norvegese venga a studiare come l'Italia si pone ai suoi studenti, soprattutto il nostro liceo che è molto rinomato, cioè, ha l'attestato ISO 9001, quindi è una scuola molto importante. Poi con quest'anno che si è unita con ITIS, Ragioneria e Geometra, è diventata una scuola ancora molto più importante perché acquistando, diciamo così, acquistando degli istituti professionali ha aumentato il suo valore e il suo rispetto, diciamo così, su tutta la nazione. Questa scuola offre molte opportunità ai ragazzi e appunto alle delegazioni estere che come quella norvegese che è arrivata oggi, insomma, per noi è un orgoglio e un piacere ospitarle queste diverse delegazioni. Chiediamo alla leader di questa delegazione norvegese come il gruppo si è sentito accolto a Sulmona nel liceo scientifico. Oh, yes, we did. Ci siamo trovati molto bene, siamo stati accolti molto bene, con grande gioia, e abbiamo incontrato degli studenti particolarmente bravi con un ottimo inglese. L'Istituto Enrico Fermi di Sulmona ha colto la pregiata ed unica opportunità per presentare le proprie caratterizzazioni organizzative e formative, dando opportuna e giusta visibilità all'intera città. A sottolinearlo sono stati il dirigente scolastico Massimo Di Paolo e il presidente del Consiglio Comunale di Sulmona, Franco Andrea Casciani. Quali sono gli obiettivi? Beh, gli obiettivi innanzitutto sono obiettivi che mettono al centro due nazioni e due stati che hanno strutture organizzative della pubblica amministrazione legata alla scuola completamente diverse. Naturalmente in entrambi i lati si trovano aspetti positivi e aspetti negativi. L'incontro è proprio per uno scambio tecnico abbastanza complesso, devo dire, per verificarne le integrazioni e naturalmente gli arricchimenti reciproci. Noi naturalmente siamo molto contenti perché il liceo scientifico è stato scelto tra le scuole d'Italia e quindi è una bella rappresentanza, insomma. Penso che sia anche di grossa gratificazione per tutti coloro che lavorano in questa scuola e dedicano la loro attenzione ai ragazzi che la frequentano. Un plauso al dirigente dell'istituto, al corpo docente e ai ragazzi che hanno avuto questa splendida iniziativa che lancia di fatto Sulmona e la scuola in per sé in un territorio internazionale e soprattutto in un territorio del nord Europa dove
le distanze non sono brevissime, ma sicuramente con la tecnologia di oggi e con gli scambi interculturali che stiamo cercando di portare avanti, sicuramente possono essere accorciate in maniera evidente. È una bellissima manifestazione, come amministrazione siamo contentissimi che ci siano queste iniziative che sicuramente possono portare tanta innovazione sotto ogni aspetto. E con il preside, il professor Massimo Di Paolo, stiamo intraprendendo in questi giorni delle iniziative atte allo svolgimento di tutta una serie di manifestazioni culturali e turistiche e soprattutto scolastiche. Riteniamo che gli eventi che si stanno per prospettare nei prossimi anni, come il bimillenario della morte di Ovidio, che proprio in questi giorni abbiamo lanciato come Ovidiati 2017, possano essere un contenitore entro il quale andare a ricomprendere una serie di iniziative che possano finalmente portare sul Mona le istituzioni, le scuole e quindi i nostri ragazzi a dei livelli di apprendimento che sono di carattere sicuramente europeo e non più limitato semplicemente alla Valle Peligna. Al termine della visita e dell'ispezione ai locali dell'Istituto, la delegazione avrà modo infine di visitare anche alcuni monumenti civici e religiosi della città di Sulmona, utilizzando oltremodo il materiale informativo che è stato diligentemente selezionato da alcuni studenti. Allora, l'idea era quella di sfruttare l'occasione della visita dei docenti per mostrarli, per mettere in luce tutte le peculiarità del territorio. Di conseguenza abbiamo studiato, nel breve tempo che purtroppo avremo a disposizione, un piccolo tour della città di Sulmona partendo da Porta Napoli, visitando il complesso dell'Annunziata, il monumento civico più importante, il complesso di Palazzo San Francesco, la rotonda e la relativa chiesa, fino a giungere poi alla cattedrale dove riaccompagneremo i turisti. L'idea di fondo è quella di promuovere il territorio attraverso questa occasione. È un'occasione in più per promuovere il nostro territorio e soprattutto anche la nostra scuola. Infatti, poiché sono norvegesi, abbiamo dovuto tradurre, diciamo, tutti i documenti relativi a Sulmona, alla nostra scuola, in lingua inglese. E appunto la nostra scuola, con la sezione bilinguismo, ci permette anche di fare queste traduzioni e speriamo che, diciamo, questi norvegesi torneranno volentieri qui a Sulmona e a rivedere anche la nostra scuola.